Ci fermammo in una città prima di Trento e io mi bucai e andai in overdose. Ed è brutto perché là vuol dire che hai toccato il fondo. Stare con voi anche per poco tempo, veramente, è sempre un piacere e un'emozione. Anche voi siete quelle che a noi ci hanno dato speranza, ci hanno dato coraggio, ci hanno dato forza. Le debolezze, gli errori e i silenzi possono portare a percorrere una strada sbagliata. Raffaele Bianco aveva imboccato quella strada, la strada della tossicodipendenza. Il suo romanzo familiare è la storia di una lenta discesa, di una caduta e di una rinascita. Una rinascita trovata attraverso la famiglia, il dialogo e la solidarietà. Quando ero piccolo, io ero circondato di una famiglia molto numerosa, perché mio padre sono 10 fratelli, quindi un sacco di nipoti, cugini. Mi piaceva giocare a calcio, mi divertivo, giocavo a tennis. Ero un ragazzo molto solare. Raffaele era un bambino normale, educato. Mi ammirava in tutto ciò che io facevo con lui. Ma a un certo punto abbiamo visto che Raffaele veniva a mancare alcuni attaccamenti alla famiglia. Mia madre era piccola, i progetti di mia madre erano alti, ancora andava a scuola. Non era quello di sposarsi con mio padre. I genitori di mia madre non volevano, quindi diciamo che ero nato per sbaglio. Questa è stata una delle frasi che mi sono portato dentro molto. Era un ragazzo troppo perfetto. Quando c'è stato questo cambiamento vero e proprio, allora ci siamo resi conto che c'è qualcosa che non va. Mio padre ha cominciato a capire qualcosa quando una sera, guardando nei miei panni, ha trovato delle droghe leggere. Lui mi chiese che ci fai con queste, non esiste proprio, lo sapevo. È lì che abbiamo riscoperto la vera propria, il vero e proprio problema di Raffaele. Il momento più difficile con la mia famiglia è iniziato quando ho cominciato a fare uso di sostanze più pesanti, eroina, cocaina. Là le cose si complicano di più, perché comunque ti servono più soldi. Con la scusa di andare a trovare i miei nonni, mi rubavo la 50.000 lire, la 100.000 lire. Lui si faceva il problema che tanto a me non mi vuole nessuno. Se tu ne avresti parlato con me, ma io ti avrei detto, ma tu sei la cosa più bella che abbia avuto nella mia vita, la cosa più importante. Ti rendi conto proprio della tua vita, che non ha più un senso, cioè cambi solo per la sostanza, mangi per la sostanza, vivi per la sostanza, quindi è una vita senza niente. C'è stata una storia bruttissima, perché io sono andato nel parco, noi abbiamo un parco Corbino dove si ritrovavano questa compagnia. Giustamente uno resiste, poi scoppia, no? Ho fatto tanto male a mio figlio quel giorno, perché l'ho trovato insieme agli altri amici suoi che si drogavano. Tutta la rabbia che aveva dentro l'ha scaricato nelle mani e mi ritirai, trovai le valigie sotto casa. È stato in un attimo, basta, vattene, vai a fare quello che vuoi al di fuori di noi, perché noi vogliamo vivere la nostra vita, perché non ce la facevamo più. Partimmo noi, sai, tutti gli amici, ci fermammo in una città prima di Trento, dove prendemmo della sostanza e io mi bucai e andai in overdose. Raffaele era giunto al fondo della sua drammatica discesa. La tossicodipendenza aveva cancellato tutta la sua vita e si trovava a un punto di non ritorno. Per salvarsi, per rinascere, aveva una sola possibilità. Mi svegliai con l'ambulanza, i carabinieri. Ero stanco, molto stanco della vita che stavo facendo. Stanco di una vita senza niente, come ci ha detto Raffaele, e a questo punto, avendo toccato il fondo, qualcosa scatta però, finalmente qualcosa succede. In quel momento, non so, gli è scattata quella molla di dire: sì, papà,
portami, io voglio andare in comunità. È venuto da noi a dire che aveva bisogno di aiuto. C'è un mio amico che mi ha chiamato, che sta in una comunità ad Avellino, allora noi tutta la disponibilità. Mi ricordo che quando siamo arrivati qua davanti al cancello sentivi una sensazione nuova, vedevi i ragazzi che qua lavoravano, sapevi che comunque questa sarebbe stata la tua casa per un po' di tempo. La prima struttura che mi hanno mandato, quando sono arrivato, che mi hanno messo è stata questa, la manutenzione. Qua ci sono le galline, qua ci sono le stalle dove ci sta tutta la roba della manutenzione, dove i ragazzi comunque fanno un po' di tutto. La cosa bella era questa, che tu facevi qualcosa che rimaneva. Già il fatto che davi il mangiare alle galline la mattina e la sera andavi a chiudere, poi ritiravi le uova e te li mangiavi tu. Ed era una cosa bella. Il telefono non era ammesso, perché la prima telefonata l'abbiamo avuto dopo tanto tempo. Scrivendoci magari si riapriva il dialogo. È stato qualcosa di struggente, perché ci dice a noi la vera e pura verità in cui lui si è drogato. Durante il periodo che stavo qua, mettendomi a nudo con i miei genitori, mi sono messo a nudo con tutti, con i miei amici che stavano qua, con gli operatori. Quindi è stato un mondo forte per me, però è stato come una spinta. Dice, allora se io sono disposto a fare questo, ad aprirmi, posso fare tutto. E tu il senso di colpa te lo ritrovi? Se lo ritrova lui, me lo sono ritrovato pure io. Quel grande abbraccio, l'emozione, è lì che si ritrovano papà e figlio. Per ultimo, ma non per ultimo, è colui che è riuscito a fare tutto questo. Il perché noi siamo qua, il perché saremo anche qui domani, forse ci rivedremo ancora. È Giuseppe Bianco. È troppo quello che mi ha dato Raffaele. A me mi ha fatto crescere tanto in questa comunità. È stato bellissimo. Nel teatro ho incontrato la mia ragazza, ci siamo conosciute nel laboratorio teatrale, quindi per me è stato due cose in più, sia il teatro che mi piace, però anche il fatto che comunque ho conosciuto la donna della mia vita, che adesso aspettiamo una bambina, si chiamerà Alice. Presto uscirà, speriamo il più presto possibile, perché non vedo l'ora. Oggi li vedo responsabili al massimo, tutte e due. La paura, quella c'è sempre, però il primo giorno era al 99%, oggi sarà al 2, al 3%. Dicevano che non ce la facevamo, invece siamo qui, ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. E adesso sono 2 anni che ho quasi finito il programma, però per me sarà sempre casa mia, quindi anche quando finirò, ritornerò qua, starò con i ragazzi, mi farò una partita a pallone, mi farò mangiare una pizza, perché comunque è casa mia, cioè ormai è casa mia.